Eccoci, eccoci. Oggi è lunedì. Dando un buongiorno a tutti, con l'augurio di trascorrere una buona settimana. Che dire? Cristina Fiorini sta guardando la trasmissione. Speriamo che siete in tanti adesso, eh? Anche perché adesso abbiamo delle novità. Ma sempre Giovanna, la signora Giovanna Conigliaro. Una mia associata, poi saluto i miei, particolarmente i miei associati, saluto tutti, ma è normale che gli associati, ecco l'amico Stefano Perrotta di Catania. E allora, ultimamente ho fatto la trasmissione, purtroppo si è interrotta perché mia figlia mi aveva dato a Giorgina, me l'aveva messo sulla scrivania e con la forza è saltato tutto. Vabbè, dai, noi dobbiamo fare l'otto, giusto? Quindi pensiamo a noi. Allora, cosa è successo? È successo che io sabato sera, grazie signora Conigliaro, grazie. Sabato sera io mi sono sintonizzato a Sette Gold, lo dico, Sette Gold, per prendere le estrazioni. E allora ero a casa con mia moglie, Giorgina sempre presente, mia figlia Daphne e mia cognata. Cosa è successo? Che loro danno i numeri, il quadro estrazionale. No, vi faccio vedere che io sono un fenomeno, eh. Quello che vi dico, allora vi dovete apprezzare, che io sono veramente un fenomeno. Dopo aver dato diverse ruote alla signorina, una bella ragazza, non so manco come si chiama, però dice, dovevano dare un'altra ruota, stavano per consigliare. Quando ad un tratto dice, no, no, aspetta, Firenze. Mia moglie cosa ha detto? Ci vuoi vedere che c'è il 90? Dico, può darsi. Il primo numero che sortisce è il 45. Dico, allora c'è il Lambo 90-45. Dice, tu come fai a saperlo? Certo che io il numero l'899 non è che faccio l'899 per prendere il 90 40, per prendere i loro numeri, ci mancherebbe. Dico, guarda, è un diametrale. E loro quando sortisce un diametrale generalmente danno lambo, dicono che c'è lambo. Poi esce il 2, poi sortisce il 7, il 90. Dico, mamma mia, 45-90. Dice, ma tu come facevi a saperlo? Io come lo facevo a saperlo? Cari amici, io sono troppo figlio di gnocca purtroppo, eh? Io ho già 50 anni che faccio questo lavoro, eh? Quindi sono navigato, sono navigato. Ecco, per inciso, no? Per inciso, adesso voi fate le dovute considerazioni, giusto? Io come facevo a sapere che c'era Lambo 4590? Che è tanto chiaro. Ho capitato subito che per cambiare ruota c'era il 90, perché quando c'è il 90 è festa grande, fuochi d'artificio, non vi dico, già lo sappiamo. Allora, per me il lotto è studio e ricerca, non è certo il lotto degli sciamani, non è il lotto della cartomanzia, di chi fa cartomanzia, perché non è, o delle buone anime. Ho dei numeri delle targhe, ho delle date di nascita, ho dei sogni, ma che ci azzeccano queste cose qua col gioco del lotto? Fatemi capire. Ultimamente mi ha chiamato un signore, proprio ieri, dice, lei è il signor Vitale, a servirlo. Dice, lei che tipo di lotto propone? Io propongo metodologie, lo sanno tutti, no? Io ero amico del professor Antonio Longo. La buon'anima, ma Antonio Longo era amico pure io, gli ho detto. Ero amico di Ciro Vitale. Dico, ma scusi, lei quanti anni c'ha? Dice, io ho 45 anni. Scusi, guarda che Ciro Vitale è che è morto 40 anni. Cioè, mi ha nominato i più grossi lottologi, quindi lui questo a 5 anni conosceva Ciro Vitale. Ma la cosa, dico, veramente non l'ho conosciuto neppure io, figuratevi. Geometra Ciro Vitale, il padre della ciclometria. Conoscevo Antonio Longo, che ho avuto anche l'onore di avere
in televisione a Video Mediterraneo. Io vi parlo del 2002, che poi l'anno dopo è deceduto. Antonio Longo è stato un grande dell'Otto, col suo oro colato. Non so chi se lo ricorda, col suo metodo, l'oro colato. Parliamo di un grande. Addirittura noi ci vedevamo a Taormina, perché lui è di riposto, era di riposto, e ci andavamo alla Giara a Taormina, ci prendevamo il caffè, ci facevamo una passeggiata, scambiavamo delle vedute. Parliamo di Antonio Longo, non è che parlo del quacquaraquà di turno, per carità, o queste che fanno televisione, o che aprono i gruppi elettrogeni. Poi un'altra cosa, io conduco YouTube, sono anche su YouTube, perché questa trasmissione va a finire pure su YouTube. Chiaramente sono alla mercé di tanti, sono alla mercé di tutti. Io, per esempio, ero su un sito che si chiama tutto, o preferisco non scrivere, dove previsione Lotto Gratis. Ci sono stato 5-6 anni, dove io mettevo tutte le ambate, mensilmente uscivano, sortivano tutte le ambate. Poi, quando ho capito che si intromettevano, perché c'erano anche i commenti, diversi lottologi che io ho aiutato da premettere, che ho inserito anche nei giornali per invidia, perché io sono Mario Vitale, purtroppo per loro, non vi dico, commento, ho preferito lasciare perdere. Ma era un sito che addirittura spopolava questo sito, perché la gente vinceva, io li mettevo a inizio mese e molti di voi l'avranno visto. Adesso io non c'è ancora questo sito. Ma se io devo avere a che fare con la gentaglia di lottologi che ti devono fare la guerra solo perché io sono Mario Vitale, allora preferisco farmi le mie trasmissioni. Poi dicono, scrivono quello che vogliono, per carità, perché lo ripeto, noi siamo alla mercé di tanta gente. Poi io, loro lo sanno, io non do previsione, quindi dove sta il problema? Io vendo i metodi, certo, il mio metodo, vendo il mio ambo segreto, questo, che lascia mensilmente e che lascia nell'arco del mese da 2 a 3 ambi, giocando soltanto ed esclusivamente 2 ambi. Poi non è che io sono di fastidio a loro, quando mai? Io previsioni non ne consiglio, io vendo il metodo. Loro hanno gli 899, voi li chiamate, poi mi dite quante volte avete vinto, ma questi sono affari loro. Che facciano televisione, che facciano l'899, che voi telefonate, ma voi siete liberissimi di farlo, ci mancherebbe. Io sono contrario a questa gente, ma purtroppo non posso farci niente. Ci stanno e ci stanno, ci stanno. Allora, andiamo a noi. Vogliamo spiegare qualche metodologia? È importante. A me le signore, le signorine mi chiamano per il 90 e che vedono? Zucchero filato questo 90, fatemi capire. Quando si parla di 90, mamma mia, è che si innamorano del 90, molti sono innamorati del 90. Scusate, innamoratevi di Raoul Bova, ma non del 90. Il 90 è un numero come tutti gli altri. Volete sapere come si vince il 90? Ve lo spiego, dai. Prendete carta, penna e calamaio, come al solito. Allora, andiamo. Vediamo chi c'è in linea. Sebastiano Perrotta, Enzo Tarantino, poi Paola Manca, Gino Giachi, il presidente della FIGC di Ragusa, mio carissimo amico, la signora Giovanna Conigliano, Nuccio Cornisto, mamma mia, quando ce n'è stato? Enzo Tarantino. Allora, andiamo a noi, come dobbiamo trovare il 90? Andiamo all'estrazione del 10 settembre. Ci vuole la condizione, chiaramente, per trovare il 90, eh? Andiamo all'estrazione del 10 settembre. Carta e penna, 14 settembre, 10 settembre. Genova-Firenze. Genova-Firenze. A Firenze, in quarta posizione, troviamo il numero 49. A Genova, in quarta posizione, troviamo
il numero 69. Quindi sono due numeri isotopi, cioè sortiti nello stesso posto estrazionale. Cosa hanno in comune il 49 e il 69? Hanno la finale 9. Il 49 è di finale 9, il 69 di Genova è di finale 9. Quando su due ruote consecutive, devono essere due ruote consecutive, sortiscono due numeri di uguale cadenza 9, deve essere cadenza 9, noi metteremo in gioco come estratto sulle due ruote di calcolo, in questo caso Firenze e Genova, metteremo il 90. Andiamo a controllare. Siamo all'estrazione di calcolo del 10 settembre. Andiamo a controllare, quindi andiamo al 12 settembre, consideriamo Firenze-Genova, nulla, non sortisce. Firenze-Genova alla seconda estrazione, cioè il 14 settembre, al secondo colpo, in prima posizione, sortisce il numero 90 su Firenze. Questo è un metodo veramente forte, credetemi, per la ricerca del 90. Allora, passiamo all'estrazione del 5, che per metodo di gioco ci vuole la condizione. Qual è la condizione? La condizione è quella di trovare su due ruote consecutive, in posizione isotopa, cioè nello stesso posto estrazionale, due numeri di uguale cadenza 9. In questo caso, al secondo colpo, è sortito il 90. Noi metteremo il 90. Nell'88% dei casi c'è sempre la vincita. Poi si sa, signori miei, siamo nel campo del lotto, eh? Siamo nel campo del lotto, attenzione. Non è che qua c'è Padre Pio, perché al lotto? Di certo non c'è nulla. Noi possiamo affrontare il lotto, che è una brutta bestia, attenzione, possiamo affrontare il banco con delle metodologie particolari. Ma non che io mi alzo la mattina e dico stasera sortisce 90, io sono un pazzo. Io divento un pazzo dal ricovero. Dal ricovero. Scusate, io sarei miliardario. Mi sembra tanto logico. Mi sembra tanto logico. Io, il mio metodo, Lambo Segreto, che gioca, come vi ho detto, un capogioco con due abbinamenti. Non è che io dico alle persone: prendete il mio metodo e voi a colpo vincete. Hanno i numeri e hanno il tempo di, devono avere il tempo di maturazione. Può essere al primo colpo, certo, ce ne stanno al secondo, al terzo, al quarto colpo. Ma parliamo di due ambi, non è che vi andate a rovinare. Ma succede sempre la vincita. La vincita c'è sempre. E anche ci sono stati i termini, perché alcuni hanno unito i tre numeri, perché c'è un capogioco e due abbinamenti. I due abbinamenti sono sempre divertibili. Nel caso in cui sortisce, come è successo due volte nell'arco del mese, molti hanno messo le hanno messe all'unghietta e hanno vinto il terno, quelli che hanno acquistato il mio ambo segreto. Per avere il mio ambo segreto, mi dovete chiamare al numero, scrivetevelo. 334 19 18 991. Io vi dico questo, che questo è il migliore metodo che io in 50 anni che faccio lotto ho potuto produrre. La verità. Poi non produrrò più altri metodi, a me interessa questo, fare vincere la gente. È inutile che scrivo la Divina Commedia o i Promessi Sposi. No, questa è di una semplicità unica. Ricava un capogioco lambata da abbinare a due abbinamenti. Basta, basta, solo questo ricava. Altre cose, romanzi, congiocomanzi, non ce ne sono. È diviso in due parti. Allora, ripeto il mio numero: 334 19 18 991. Poi, solo per il mese di Natale. Ho ricercato, fatto una ricerca e ho messo, vi ricordate l'orientatore, quello che andava a Buona Domenica, che poi sarei io? Bene, ho messo
trattato delle tecniche più potenti e questo lo do solo per il mese di dicembre, lo do in omaggio assieme al, però attenzione, costa una certa cifra, omaggio per modo di dire, che questa ha un prezzo non indifferente, attenzione, e questo no, associati, quelli che hanno acquistato il lotto segreto, gli faccio un prezzo speciale. Poi chi lo vuole a parte, lo getto. Se non sono miei clienti, è chiaro, ma ai miei clienti io farò un prezzo speciale, diverso dagli altri, perché hanno già acquistato, è chiaro, mi sembra logico. Non è che uno deve sempre prendere, deve anche dare alla gente. Io sono anche... Allora, andiamo avanti. Prendiamo l'estrazione del 5 ottobre. Come ricavare il 95 ottobre. Le ruote sono Bari e Cagliari. Il quinto estratto di Bari alla data del 5 ottobre è il numero 69. Il quinto estratto di Cagliari alla data del 5 ottobre è il numeretto 9, quindi sono in posizione isotopa al quinto posto, nello stesso posto, sono di cadenza 9, tutte e due, il 59 e il 9. Noi metteremo in gioco il numero 90. Andiamo a controllare. 90 al primo colpo l'8 ottobre, quindi estrazione di calcolo il 5 ottobre. La vincita si ha al primo colpo sulla ruota di Bari. Andiamo a un'altra condizione, il 9 novembre, perché devono sortire il 9 novembre di recente. Sulla ruota di Cagliari e Firenze, in terza posizione, sortiva il 9 sulla ruota di Cagliari e il 69 sulla ruota di Firenze. Quindi, scusate, no, 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 abbiamo il 9 novembre, devo controllare. Devo controllare bene. Sì. 9 novembre. 9 novembre abbiamo in terza posizione a Cagliari il 79. Io avevo scritto 7, avevo sbagliato io. Il 79. A Firenze qual era? Cagliari Firenze. No, allora, in terza posizione sulla ruota di Cagliari sortisce il numeretto 9. Sulla ruota di Firenze in terza posizione il 69. Quindi noi metteremo in gioco sulle ruote di scusate, Cagliari e Firenze, metteremo in gioco il numero 90. Andiamo a controllare. Prima estrazione, niente. Seconda estrazione, nulla. Terza estrazione, in quarta posizione, sortisce il numero 90. Allora funziona questa metodologia. Ecco, funziona. È chiaro che funziona. Allora ci siamo. Ci siamo. Ecco quanto è il 90. Però quando mi vengono a dire 45-90, che loro hanno fatto vincere con 45-90, 45-90 è un ambo diametrale. Perché loro quando vedono o consecutive, o vertibile, o il 90, o consecutive, o diametrale, ci sembra la vincita. Ma voi fateci caso, scusate. Voi fateci caso. Quando esce il 90, loro dicono che l'hanno fatto vincere lo stesso. Se esce a Bari o esce a Torino, Bari e Torino è sortito il 90. Su due ruote? Strano. Io posso andare anche a New York a giocare il 90. Loro diranno che il 90 è sortito. Contenti loro, no, contenti voi poi, non loro, perché loro lavorano ed è giusto così, attenzione, è giusto. Ci sono quelle delle televisioni che devono portare avanti le emittenti, se voi non telefonate non si lavora. E voi che credete? Una trasmissione a quei livelli costa e chiaramente devono fare minutaggio,
A me non mi trovano d'accordo, assolutamente. Io conducevo intensivo, facevo televisione, ma altri tipi di lottologia. Non avevo 899, questo è sicuro, eh? Non avevo 899. Poi io non do previsione, eh? Perché che senso c'ha dare previsione? Ma scusate, un lottologo che si rispetti con una certa esperienza si metta a consigliare previsioni? Qua parliamo di metodologie che non hanno nulla a che vedere. Il lotto è fatto di ricerca, di metodologia, di statistica, di ciclometria, di bondometria, di spaziometria. Ma che c'entra? Il 90, secondo noi, con tutti i metodi che vogliamo, con l'applicazione di tutte le metodologie, ogni volta che sortisce il 90 su due ruote, quel metodo fa vincere il 90 su due ruote. No, non è così. Non è così. No, no. Però ripeto, questo è un discorso che riguarda voi, non riguarda me perché io non do previsioni, io vendo il mio metodo e basta. Allora, abbiamo spiegato quello del 90. Dice, ma se noi vorremmo gli abbinamenti, come facciamo? Allora, vi dico una cosa. Io, questo è un giornale di Superlotto. Guardate, non so se vedete la data. Questa era Superlotto, che no, non è più in edicola. Non è più in edicola. Questa era del 17-2-2006, quando io scrivevo su Superlotto, dove il direttore erano Mario Ruggero. Vedete la data, vedete, potete vedere la data. E guarda caso ho trovato una tabella incredibile, credetemi, allucinante, da poter utilizzare a ruota o come estratti o come abbinamenti, oppure su due ruote come abbinamenti. È molto semplice. L'iter operativo ad ogni estrazione su una qualsiasi ruota, c'è la mia foto qua. Ah, c'è pure la mia foto, guardate. Quindi sono io. Vi ricordate? Non so se mi vedete quando io andavo a Maurizio Costanzo, a Buona Domenica, a Porta a Porta. Vi ricordate? Ecco, è mio l'articolo. Allora, ad ogni estrazione su una qualsiasi ruota occorre fare la somma del primo e del secondo estratto. Consultando la tabella, perché la tabella che va dall'1 al 90, verifichiamo che il risultato ottenuto corrisponde a due ambate che saranno quelle da giocare. Allora, questo è stato nel 2006, abbiamo detto. Sono passati quanti anni? 13 anni, 13 anni. Bene, il lottologo è come il vino. Col tempo migliora. Quando dicono quello è un lottologo anziano, meglio. Signore, quando dicono quel calciatore è anziano, e vabbè, ormai c'è l'età, ma un lottologo anziano è il massimo, chiaramente, con l'esperienza che c'ha. Sì, c'è il giocatore che, ma poi il giocatore di calcio arriva a un certo punto, deve pure smettere. Il lottologo più aumenta gli anni, più aumenta l'esperienza. Io ho più di mezzo secolo di esperienza, non è un giorno, eh? Allora, andiamo a noi. Questa che io avevo pubblicato mi riferivo al calcolo a ruota. Allora io cosa ho fatto? Pensando, ripensando, detto, ma se io questo invece di utilizzarlo come ambate, perché è molto forte a ruota, lo utilizzo su due ruote come abbinamento con un capogioco e noi facciamo ambi a migliaia. Mi sembra logico. Andiamo a noi. Chiaramente uno deve dimostrare le cose e io li voglio dimostrare. Allora, l'estrazione qualsiasi, prendiamo il primo estratto di Bari. Il primo estratto di Cagliari. 36 più 32.
facciamo la somma e mi viene 68. Io vado nella tabella e vado a trovarmi il 68. E al 68 mi corrispondono due numeri di uguale cadenza, 78 e 88. Quindi Bari-Cagliari, 68 e 88. 68, abbiamo detto, quant'era la somma? 106 più 102. 102, 68, mi corrisponde 78 e 88. Voglio andare a vedere. 78, 88, 78, 88. 78 sulla ruota di Bari, dopo c'è estrazione. Passiamo a quella successiva. 47 più 87. 47 più 87, 134, meno 90, 44. Vado nella tabella, mi viene 30 e 40. 30 e 40 sulle Bari-Cagliari. 30 e 40, 30 sulla ruota di Bari. Quindi noi abbiamo un lasso temporale, uno spazio di 3-4 estrazioni. E noi troviamo i due abbinamenti. Al 1000 per 1000 li troviamo. Poi passiamo a quella successiva. 4 di Bari più 35 mi dà 39. Vado sul 39 nella tabella, mi dà 20 e 30. 20 e 30, Bari-Cagliari. Bari 20 e 30. 30 su Bari al secondo colpo. Andiamo avanti. 30, primo di Bari 35, primo di Cagliari 3. 35 più 3 fa 38. Vado a vedere. 18 e 28. Voglio andare a vedere. 1, 2, 3, 18. E 18 sia a Bari che a Cagliari. Allora, signori miei, questa è esperienza, non ha nulla a che vedere col tipo di lotto che vogliono fare oggi. Non ha nulla a che vedere. Io la notte, quando vado a letto, invece di fare altro lavoro, voi mi capite? Penso e ripenso il lotto, lotto. Questa tavola, io sapete che faccio? La fotocopio, la metto dentro il mio ambo segreto, e ve la regalo. Quindi, chi volesse il mio ambo segreto mi deve chiamare al 334 19 18 991. Ripeto, 334 19 18 991 e avrete qualcosa di molto molto importante. Poi vi metto pure dentro tutte le tecniche dell'oiettatore e voglio aggiungere anche questa che guarda caso è micidiale, credetemi, ma non è che vale su Bari-Cagliari solo, vale su tutte altre ruote. Per esempio, abbiamo fatto Bari-Cagliari, ma la voglio dimostrare anche su altre ruote. Cagliari-Firenze 3 ottobre. Primo di Cagliari 68 più primo di Firenze 44, fate la somma 112 meno 90, vi viene 22. Andate a cercare il 22 sulla tavola, abbiamo detto Cagliari-Firenze, e ci viene 76-86, Cagliari-Firenze, 86 al primo colpo sulla ruota di Cagliari. Signore, è micidiale. Io ci faccio la fotocopia e ve la regalo. Va bene? Però mi dovete chiamare al 334 19 18 991. Signore, questo è fare lotto. Questo è fare lotto. Poi, quello che vogliono fare loro non sono cose che mi riguardano. A me mi riguarda avere un buon rapporto con voi e che voi abbiate, non so, fiducia anche nei miei confronti. Perché in tutto mi possono dire, ma io dell'onestà ne ho fatto sempre un cavallo di battaglia. Non ho mai preso in giro nessuno,
facevo televisione sia per il Mediterraneo che a Teleagrica, sia ovunque. Quando non vincevo, andavo in televisione e l'indomani mattina che avevo la trasmissione lo dicevo. Non si è vinto. Perché prendere in giro le persone? Quaterne, terne, cinquine. Questa è persuasione occulta. E a me questo qua, sinceramente, non, a me queste cose non mi piacciono. Sono contro i miei principi. Sono contro i miei principi, non ci posso fare niente. Andavo in televisione. Dicevo, signori, è andata male. Poi l'altra settimana andava bene, ma non è che sbraitavo, facevo vedere bollette vincenti. È lo stesso discorso che vado in ospedale, mi operano, il primario esce, dice, è andata bene, va nel corridoio, abbiamo salvato Mario Vitale, faccio corda, è andata bene, sono bravo, sono bravissimo. E che professionalità è questa? Scusate. Ma che professionalità è? Io intendo la deontologia professionale di un odontologo al di sopra di tutto. Cosa devo sbraitare? Le vergogne, queste sono vergogne. Vergogne. Che? Loro hanno sminuito il lavoro dell'odontologo, con tutti che gridano, che fanno, portano il maestro, il professore. Ma quali sono questi maestri e professori? Ultimamente hanno fatto vedere un subacqueo che andava giù e usciva col numero, un subacqueo. Signori, io sono forse uno dei più longevi. E io mi riferisco, io ho rispetto per Ciro Vitale, la Bonanima, per Antonio Longo, per Fabarri, attenzione, per Michele Pace, che è ancora tuttora ci sentiamo, per Orazio Esposto, molto, una persona molto valida, persona seria. Io ho rispetto per queste persone. Per Angelo Cargiuno, devo dire, Angelo Cargiuno è il vice direttore di Lotto Mio, anche se io scrivo sul Lotto Corriere, non c'entra. Ma non è che io posso dire Angelo Cargiuno. Angelo Cargiuno è un grosso nome della lottologia, un grande lottologo. Io mi riferisco a queste persone. Mi riferisco a queste persone. Questi sono i miei colleghi. Questi, da Andrea D'Annibali, di Lotto Corriere, Elisabetta Masi, Mario Ruggero, e questi sono i miei colleghi. Attenzione, io altro non mi interessano, non mi interessano. E fra di noi c'è stima reciproca, non tutto questo Bailarmo, questo mercato in Sicilia, c'è la zona della, il mercato della Uccellina di Palermo, è diventata una Uccellina. Facebook, le televisioni delle Uccellie sono diventate il mercato della Uccellina. Credetemi, come a Roma c'è Porta Portese, lo stesso abbiamo. Insomma, io non scendo così in basso. Io faccio il lottologo, non scendo in basso come loro assolutamente. La tosse perché fumo, me l'ha detto io, allora Rosana Meloni, confermo ciò che dici, sei una persona onestissima e ti ringrazio Rosana, ti ringrazio tantissimo, ti ringrazio. Rosana è un'associata da tanti anni con me e non ha mai voluto, anzi oggi l'ho visto su Facebook che Rosana compie gli anni e quindi mi corre l'obbligo di farteli pubblicamente. Un abbraccio veramente, Rosana. Noi ci conosciamo da una vita con Rosana, è stata sempre una mia associata e veramente ti auguro veramente un buon compleanno, Rosana. Ti ringrazio e allora con questo io chiudo e con la speranza di rivederci al più presto.